Buongiorno ai nostri telespettatori e buon inizio settimana dallo studio di Prima Notizia, immancabile appuntamento mattutino con l'informazione. Bene, le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi andremo a leggere insieme per vedere quali sono i fatti di questo lunedì 1 luglio. Vogliamo cominciare con la cronaca in Basilicata, il femminicidio nel comune di Maschito, comunità sotto shock per la morte di Rosetta Romano, la 73enne che sarebbe stata uccisa nel pomeriggio di sabato dal marito. Gli inquirenti sono al lavoro per risalire al movente. L'uomo interrogato ieri nel carcere di Melfi si dice nega ogni responsabilità. Sentiamo Luigi Santopietro. Sconcerto e dolore nella piccola comunità di Maschito, piccolo centro lucano alle pendici del Vulture con 1500 abitanti sconvolti dalla tragedia che li ha colpiti in un sabato pomeriggio come altri. Vincenzo Urbisaglia, 81enne in pensione, persona rispettata in paese, dopo un acceso litigio con la moglie la uccide probabilmente togliendole il respiro. Al momento non si conoscono le ragioni del litigio, ora al vaglio degli inquirenti. L'uomo è stato fermato come indiziato della morte della sua consorte, la compagna di una vita. Rosetta Romano, di 73 anni, una donna discreta e riservata, così come l'hanno definita i conoscenti. I carabinieri, chiamati dai vicini di via Lucania, stabile a due piani nel centro del paese dove viveva la coppia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, le indagini coordinate dalla Procura di Potenza proseguono dalla notte di sabato con l'ausilio delle testimonianze di parenti e amici per chiarire il movente del tragico gesto. Si attende adesso l'esito dell'esame autoptico per risalire alle cause della morte. Sul corpo della donna non sarebbero visibili segni di violenza. Si tratta purtroppo dell'ennesimo caso di femminicidio, il primo da inizio 2024. La donna lascia due figli che ora dovranno fare i conti con un doppio dolore. La Nuova del Sud di oggi riporta in primo piano questa notizia: strangola la moglie dopo una lite, ma poi nega tutto. Maschito sotto shock dopo la morte di una 73enne, il marito 81enne in carcere a Melfi respinge ogni responsabilità attesa per l'autopsia. Elisa Claps e le altre troppe donne vittime di femminicidio. Ci spostiamo nel taglio alto, torniamo ad occuparci della crisi idrica in Basilicata e dei rapporti tra la regione e la Puglia. Acqua gratis, finora se la sono presa soltanto i pugliesi. È emergenza dagli uomini della Protezione Civile, sacche d'acqua da 5 litri anche per i potentini. Il punto di vista oggi di Nino Grasso sulla Nuova del Sud, regione, quel concorso frettoloso per 18 dirigenti. Autonomia e premierato, spicci GL contro una legge divisa e da fermare. Siamo al calcio di Serie C, Potenza e Picerno inizia. Il mercato parte ufficialmente la nuova stagione, le trattative delle due lucane. Andiamo a pagina 3 della Nuova, questa dunque la notizia, la cronaca di quanto avvenuto sabato sera a Maschito, un violento litigio tra coniugi e poi uccide la moglie 73enne, ma nega ogni responsabilità. Sabato pomeriggio l'81enne ex operatore ecologico in pensione l'avrebbe strangolato, soffocata, ma sarà l'esame autoptico a stabilire la causa del decesso. Elisa Claps e le altre, tutte le donne vittime dell'amore criminale negli ultimi 3 decenni in Basilicata, moventi diversi dalla gelosia al rancore. Alcune sono state uccise dopo aver denunciato in vano i loro carnefici o perché i loro uomini non accettavano la fine della relazione. Possiamo vedere nelle immagini appunto le vittime che in Basilicata sono state uccise per mano del loro compagno. 647 milioni di euro, a tanto ammonta il giro d'affari annuo generato da lavoro irregolare nella nostra regione. Il report della CGA di Mestre, che colloca la Basilicata al sesto posto della classifica nazionale. Fabrizio Di Vito.
Ammonta a 647 milioni di euro il volume d'affari annuo riconducibile al lavoro irregolare in Basilicata. Il preoccupante dato emerge dal report diffuso dalla CGIA di Mestre sul lavoro nero e caporalato, che colloca la nostra regione al sesto posto nazionale per incidenza del fenomeno. I lavoratori irregolari in Basilicata, i dati sono del 2021, sono 27.300, con un tasso di irregolarità del 13,3%, di 2 punti più alto rispetto alla media nazionale e secondo solo a quelli fatti registrare da Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Sardegna. L'incidenza del valore aggiunto prodotto dal lavoro nero rispetto al totale è del 5,4%, anche in questo caso superiore alla media italiana. A livello nazionale ammonta a 68 miliardi di euro il volume d'affari riconducibile al lavoro irregolare. Il 35% circa di questo valore aggiunto prodotto dall'economia sommersa è ascrivibile alle regioni del sud. Le persone coinvolte nel nostro paese dall'economia sommersa sono poco meno di 3 milioni e anche in questo caso il mezzogiorno, la ripartizione geografica del paese che presenta la percentuale più elevata, ovvero il 37,2% del totale. Da sempre il fenomeno del lavoro nero o forzato è legato al caporalato. Lo sfruttamento della manodopera in agricoltura è una criticità che riguarda da vicino anche la Basilicata, soprattutto nel periodo estivo, in concomitanza con la raccolta del pomodoro nel Vulture Alto Bradano, dove proprio negli ultimi giorni ha fatto discutere la predisposizione e l'apertura tardiva del centro di accoglienza per braccianti stagionali nell'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio, che a regime potrà ospitare fino a 350 persone. La crisi idrica in Basilicata sulla Nuova del Sud, l'Acqua Crati e Lucani, finora se la sono presa soltanto i pugliesi. La crisi idrica di questi giorni fa venire a galla tutte le contraddizioni nel rapporto con la Puglia e con Acque del Sud. Oggi incontro della segreteria tecnica dell'accordo di programma tra governo e regioni. Per AQP, Acquedotto Pugliese, nonostante i debiti con la Basilicata, l'alta onorificenza, e poi andiamo a leggere l'altro sommario. Spetterà dunque alla Giunta regionale far valere le esigenze e le richieste del mondo agricolo e dei cittadini in attuazione di quell'intesa senza precedenti firmata il 22 aprile del 2023. Protezione civile da subito in campo, Pino Bindisi, ci siamo attivati senza aspettare le formalità e per aiutare la popolazione. Acquedotto ha messo a disposizione 2.000 sacche di acqua da 5 litri per la distribuzione presso la sede di via Nazario Sauro. Il responsabile del comune di Potenza, la nostra attività non cesserà e continueremo la distribuzione in base all'approvvigionamento che ci sarà fornito e alle esigenze dei cittadini. Attivo il numero 366 93940 22 per la consegna per chi è impossibilitato a raggiungere il punto ritiro. Il punto di vista di Nino Grasso, regione, nel concorso frettoloso per 18 dirigenti spunta un conflitto di interessi del DG Morvillo. Il direttore generale esterno della programmazione è stato chiamato a presiedere due commissioni di esame, pur essendo equiparabile secondo la legge ad un datore di lavoro della pubblica amministrazione che, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile, non può valutare i propri futuri sottoposti. Inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Santa Croce di Moliterno la mostra dedicata ai maestri Stefano Pizzi e Nicola Salvatore. Mentre si lavora per candidare Moliterno a capitale italiana dell'arte contemporanea per il 2026, sarà possibile visitare l'esposizione fino al 7 settembre. Sentiamo Lucia Pietrafisa. Balene e colibrì a 900 metri sul livello del mare. A Palazzo Santa Croce di Moliterno, pittura e scultura si fondono nella colorata mostra dedicata ai maestri Stefano Pizzi e Nicola Salvatore. L'esposizione a cura del critico Massimo Bignardi dà inizio alla rassegna quinquennale Profili, ideata e progettata dalla Fondazione Aiello seguendo la scia di un felice rapporto culturale intrapreso con alcuni artisti di fama dell'Accademia di Brera. In mostra ci sono le opere di Nicola Salvatore e di Stefano Pizzi. Di quest'ultimo c'è una bellissima serie di dipinti dedicati al colibrì che l'artista aveva realizzato
per una mostra, diciamo, proposta dal Ministero degli Esteri, che avrebbe poi, che ha girato moltissime sede del Ministero stesso. L'altra invece è una scelta di opere di Nicola Salvatore, che vanno da una serie di piccoli dipinti, delle tavole, degli acrilici su delle tavole di legno, fino ad arrivare a delle opere recenti dove c'è la commistione tra una parte pittorica e una parte in aggetto, come per esempio in queste opere che legano la parte della vetroresina con la sua solita, diciamo, sagoma, la sua abituale sagoma della balena, che è diventata un po' la cifra che caratterizza il suo lavoro. Particolari le tele di Stefano Pizzi, realizzate su tessuti raffiguranti carte nautiche. La base sulla quale sono realizzati i lavori sono delle carte nautiche, sostanzialmente, di quei tessuti che usano gli stilisti con queste riproduzioni di mappe antiche. Anzi, c'è addirittura uno stilista che ne ha fatto un po' il logo del suo lavoro. Io in genere uso dei tessuti da tappezzeria, perché mi interessa il dialogo che si esplica tra l'icona che io vado a riprodurre e l'icona che è già riprodotta, e qui si origina per l'appunto una dicotomia curiosa. I colibri di Pizzi sono un invito alla salvaguardia dell'ambiente, che si sposano appieno con la famiglia dei cetacei raffigurata da Nicola Salvatore, che da 50 anni si fa trasportare nei mari e nei continenti dalle balene. Le sue opere rappresentano una denuncia di quanto il mondo stia cambiando e della necessità di una maggiore attenzione per il pianeta. Io da 50 anni lavoro su questo tema, che è un po' la denuncia di quello che succede su questa terra, l'ecologia, e me la tratto in tutte le forme, dalla scultura alla pittura, al video, alla fotografia. Come qua ci sono degli esempi di sculture, di pitture tridimensionali a parete. Un percorso naturalistico, quello di Pizzi e Salvatore, spiega il presidente della Fondazione Aiello, che rappresenta una sorta di tributo alla natura ancora incontaminata di Moliterno e della Basilicata. In qualche modo sentono di voler dare un loro contributo sia a questo, a rafforzarsi di questo collegamento culturale, e sia a questo segno che è Moliterno e la Lucania, cioè il segno del paesaggio e di questa natura ancora incontaminata. Quindi il colibrì, un po' alla lunga la balena, potrebbe essere più vicino a Maratea forse, però comunque hanno questo segno di collegamento. La mostra, di ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 7 settembre, mentre Fondazione Aiello e Comune sono al lavoro per proporre Moliterno come capitale italiana dell'arte contemporanea per il 2026. Stiamo lavorando in questi giorni a costruire il dossier di candidatura per proporre Moliterno come capitale italiana dell'arte contemporanea per il 2026, un progetto ambizioso, importante, e che vuole fare di Moliterno ancora di più un centro della cultura del Meridione e dell'Italia. Lo sport sulla nuova potenza, siamo al calcio di Serie C, si inizia a fare sul serio, parte il calciomercato, il DS De Vito piazza subito il primo colpo con Novella, in arrivo la firma del terzino, in mediano piacciono due giocatori di gamba e qualità, e Radi della Juve Stabia e Pezzella dell'Avellino. E andiamo a vedere il calciomercato nelle altre sedi. Benevento, il sogno è Jacopo Marconi, del Modena, asse Crotone Avellino, pronto un doppio scambio. In casa Picerno, mercato pronto allo sprint per essere quasi al completo già il 17 luglio. Torneo della Bruna, inizia la fase decisiva, dopo i gironi via gli scontri diretti si parte dal 5 luglio, entra nel vivo anche il trofeo Over 40, dove la boutique Kitsch comanda la classifica.
Siamo al quotidiano del Sud, in primo piano c'è la politica, giunta regionale, tre incognite per Bardi, in vista del Consiglio del 5 luglio il governatore deve sciogliere tre nodi, il nome della donna da inserire per rispettare le quote rosa, quello del Presidente del Consiglio e chi dare, e a chi dare l'assessorato alla sanità, Pittella vorrebbe un assessorato, il groviglio delle scelte anche in Fratelli d'Italia, rinuncia di Biden sarebbe prova di talento politico. Scrive Marco Pollini, a Matera la festa della Bruna, una festa calda, Matera ha toccato i 43 gradi, 20.000 fedeli pronti per dare l'abbraccio alla protettrice, Italia fuori dagli europei, Gravina e Spalletti avanti insieme ai tifosi pessimisti per il mondiale, l'omicidio a Maschito, il marito nega di aver ucciso la moglie, l'uomo 81 anni, ex Netturbino, dopo la tragedia rinchiuso nel carcere di Melfi, la donna potrebbe essere stata soffocata o strangolata, disposta l'autopsia. Prima di spostarci sui quotidiani nazionali, eccoci qua, ci sono le previsioni meteo di questo primo luglio. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con atmosfera ancora instabile sulla nostra penisola con fenomeni che interesseranno anche il centro-sud. Diamo uno sguardo ora alla mappa della nuvolosità al nord, cieli in prevalenza sereni nella giornata di martedì ma ancora in un contesto molto variabile, con qualche fenomeno sparso, specialmente nella seconda parte del giorno. Al centro-sud invece condizioni di instabilità con fenomeni che potranno essere localmente anche intensi, rappresentati infatti dal colore fucsia, specialmente sul versante adriatico. In definitiva, infatti, ci attende un martedì instabile su gran parte del nostro territorio, specialmente sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni localmente intensi. Non si escludono infatti situazioni critiche. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati. Le temperature saranno in calo anche per i venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Dettagli sull'app di Trevi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, schiarite ma con velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi sparse con locali piovaschi. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, piogge e temporali anche forti. In montagna, piogge e temporali anche forti. Sui quotidiani nazionali l'apertura dedicata alla tornata elettorale in Francia voluta dal presidente Macron dopo la bocciatura dalle urne europee. Cominciamo con Repubblica. Vince Le Pen, Francia divisa, una scossa per l'Unione Europea. L'estrema destra si impone con il 34% ma non ancora la maggioranza assoluta dei seggi. Saranno decisivi i ballottaggi tra sette giorni. Macron al 22% e il fronte popolare della sinistra al 29%. Siglano l'accordo sulla desistenza e sono sicuri di poter prevalere. In Valle d'Aosta il disastro climatico, Cogne isolata dal maltempo, frane e torrenti in piena. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, Francia l'avanzata della destra, Le Pen punta alla maggioranza assoluta, Macron invoca un blocco repubblicano, la sinistra al secondo posto, le elezioni Bardella conta su quasi il 34%, sarò il premier di tutti, il partito che governa non va oltre il 22,1%, il fronte Mélenchon supera il 28%. Maltempo, frane, nubifraci e paesi isolati in Val d'Aosta e Piemonte, trappola di acqua e fango per Cogne e anche Cervinia. La Stampa dedica la prima pagina al Tour de France, Grand Tour Piemonte, oggi arrivo di tappa a Torino dopo 58 anni, domani la Grand Boucle riparte da Pinerolo. Sul Giornale di Milano Le Pen vince il primo tempo, scossone nelle urne, la destra in Francia supera tutti con oltre il 30% delle preferenze, Macron perde ma spera nell'aiuto della sinistra per il ballottaggio.
Sul Fatto Quotidiano, stessa apertura, le penne sinistre stritolano un Macron piccolo piccolo. Francia, primo turno, affluenza altissima, il Rassemblement vince ma non sfonda. Sul Sole 24 ore, in azienda, intelligenza artificiale, la sfida del personale a contratti, algoritmi utilizzati per valutare curricula e candidati, controlli e le 5 mosse da fare subito per essere in regola con le norme dell'Unione Europea, concordato biennale, imprese tiepide, fisco e contribuenti, dai professionisti il segnale che il nuovo strumento per ora non attrae i clienti, carico fiscale, commercio online, primo per crescita 2016-2022, confronto tra i settori. Dalla Calabria ad Aosta, 1300 comuni fragili per ambiente e società, l'indagine Istat riportata sul Sole 24 ore, il 16% del territorio registra criticità socio-economiche e ambientali elevate. Ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport, ancora le ripercussioni e gli effetti dopo la sconfitta dell'Italia agli europei, Spalletti gravina dopo il flop Italia sotto accusa, il CT si scusa, il Presidente dà la colpa ai calendari stranieri, la Lega di A non ci sta, il CONI preoccupato, gelo con Abodi, Bellingham salva l'Inghilterra, anche la Spagna ai quarti dai campi e c'è l'analisi, avanti così rischiamo anche i mondiali, dice Stefano Agresti. E meno male che c'è Sinner, tifiamo per lui che approda a Wimbledon, stiamo parlando appunto di tennis. La Juve fa centro, giunto riscatenato, Douglas Luiz ufficiale, il prossimo è Thuram. Bagnaia dare terzo trionfo di fila e nell'Olimpo Ducati del MotoGP ad Assen. Lautaro fa boom, ritorniamo sul calcio, dall'Inter all'Argentina segna sempre lui. Il Pantani Day al Tour de France, Pogacar da pirata, va in giallo a Bologna ma Vingegaard c'è. Questo dunque quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport di oggi, l'informazione sulla Nuova TV torna alle 13.50 con la prima edizione del nostro telegiornale regionale. Grazie per essere stati con noi, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.